Buongiorno, sono l'avvocato Simone Aliprandi, mi occupo di consulenza e formazione nell'ambito del diritto alla proprietà intellettuale, del diritto alle nuove tecnologie e della privacy e mi è stato chiesto di fornire qualche indicazione, qualche suggerimento operativo in materia di didattica a distanza, di didattica online. Allora, primo suggerimento che mi sento di dare è quello di non cadere nell'equivoco, diciamo, più diffuso e più pericoloso del diritto d'autore, quello secondo cui un autore non ha dei diritti d'autore finché non deposita l'opera da qualche parte, finché non registra l'opera da qualche parte. In realtà il diritto d'autore, al contrario di brevetto, marchio e altre forme di tutela previste dal diritto alla proprietà intellettuale, agisce secondo una sorta di automatismo, cioè nel momento in cui l'opera viene creata, se risponde a quei minimi requisiti di creatività e novità, diventa di default, diciamo, automaticamente tutelata dalla legge. Quindi l'autore acquisisce tutti i diritti che la legge prevede. Questo lo spiega, ve lo faccio vedere con una slide che normalmente utilizzo nei miei corsi, l'articolo 6, come potete vedere, della legge sul diritto d'autore. La legge sul diritto d'autore è questa che trovate indicata, la legge 633 del 1941. Vi invito ad andare a leggerla, quantomeno a dare un'occhiata per farvi un'idea, e dice che appunto il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. E quindi cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che la semplice creazione di per sé è sufficiente a attribuire i diritti. Ok, però questo ha un importante rovescio della medaglia. Vuol dire che cade anche un altro grande equivoco del diritto d'autore, che è quello secondo cui qualsiasi cosa che si trova online, se non c'è scritto nulla, allora vuol dire che si può usare liberamente, no? Cioè, tanto se è in internet, molti pensano, se è su internet e non c'è scritto divieto di utilizzo o tutti i diritti riservati, allora si può prendere liberamente e utilizzarla. Questo avviene al di là della didattica online, cioè è in generale un pensiero che si diffonde, si sta diffondendo da quando le tecnologie della, diciamo, condivisione legate ai social, ai telefoni cellulari, agli smartphone, alle varie applicazioni che rendono molto facile la distribuzione e la ricondivisione di contenuti, appunto ha fatto passare questo pericolo, questo pericoloso equivoco secondo cui se una cosa è online, quindi essendo facile dal punto di vista tecnologico da condividere, è anche libera da condividere da un punto di vista giuridico. Invece è molto diverso, il piano giuridico ci dice che un'opera creativa, quindi un'opera letteraria, un'opera musicale, un'opera fotografica, videografica, tutte le diciamo, forme della creatività umana sono comunque tutelate nel momento in cui l'autore le crea. E anche se questo poi, anche se l'autore o altro titolare dei diritti decide di metterle online a disposizione. Tra l'altro, se ci fate caso, in realtà c'è sempre scritto tutti i diritti riservati, bisogna solamente andare a cercarlo, nel senso che in qualsiasi pagina web, in qualsiasi profilo social, video su YouTube, quello che volete, se andate a cercare, in fondo alla pagina, nel footer, in qualche angolino nascosto, c'è una nota che ci dice copyright con la C cerchiata, tutti i diritti riservati. Quindi da un lato questo è un punto di forza per coloro che creano contenuti didattici e quindi da oggi sanno che nel momento in cui hanno creato qualcosa di originale, quindi che ha un minimo di carattere creativo come dice la legge, automaticamente hanno i diritti d'autore. Dall'altro coloro che invece utilizzano opere di altri, vogliono utilizzare opere di altri, devono diciamo, sentire un campanello d'allarme adesso e avere maggiore accortezza nel momento in cui vanno a prendere contenuti creativi di altri e li riutilizzano. Poi vi spiegherò in un altro video, in un'altra pillola, che in realtà ci sono dei margini per poter prendere e utilizzare le cose di altri senza doversi più di tanto preoccupare se rispettiamo alcune condizioni. Però ecco, pensare che solo perché qualcosa è online, solo perché qualcosa è online e non sappiamo neanche chi l'abbia davvero messa online, perché questo è l'altro problema, perché a volte i contenuti che troviamo online non sono stati nemmeno messi dal loro autore, ma sono stati messi a loro volta da qualcuno che li ha presi senza chiedere permesso. Ecco, cioè, pensare che quei contenuti solo per il fatto che sono online possono essere liberamente utilizzati è un po' ingenuo, è un po' pericoloso e va contro appunto a questo principio generale del, io lo chiamo copyright by default, cioè closed by default. Il diritto d'autore funziona così: tutto ciò che è creato automaticamente viene tutelato dalla legge,
quantomeno la legge attribuisce al suo autore automaticamente una serie di diritti. Ok? Quindi da oggi ecco, avete una maggiore sensibilità su questo argomento, una maggiore informazione che vi permette di muovervi con un po' più di accortezza e un po' più di aderenza a quello che la legge dice.